Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata. Oggi ci andiamo ad aprire intanto le nostre Meow Capsule, vediamo un po' cosa c'è. Allora, oggi c'è Merch Storia, se giustamente volete fare collezione di gatti e giustamente volete anche aumentare il vostro livello rank più velocemente, oggi è uno dei momenti più giusti perché c'è il merch storia con il 100% di ultra rari, quindi c'è un ultra raro garantito. Noi oggi facciamo un opening da 11 e poi ci andiamo a continuare se riusciamo a fare qualche altro stage della torre infernale. Non ne sono sicuro della riuscita, ma ci proveremo. Allora, 100% ultra rari, vai immediatamente. Intanto vi chiedo gentilmente di passare dal Telegram che trovate in descrizione, The Battle Cats Italia. Allora, vediamo un po' cosa esce fuori. Uno Yoichi, un bellissimo Ortos, questi già ce l'abbiamo tutti. Un altro Yoichi, una Fu, una Nono che già ce l'abbiamo, quella la potenzieremo. La Celeste. Oh, questa dovrebbe essere, no, super raro. Non ce l'avevo, è nuovo. Molto carino, Citrowill, poi dopo andiamo a vedere cosa fa. Un altro Yoichi, un altro Ortos, un altro bellissimo, nuovo, super raro, che sarebbe il piccione che abbiamo incontrato nello stage, Alois, dopo lo andiamo a vedere. Pure questo è il nuovo ultra raro, ok. Ultra raro, quello garantito probabilmente, Juvens, dopo andiamo a vedere cosa fa. E andiamo avanti, vado a vedere cosa fanno i gattini e che cosa sono e poi andiamo a fare gli stage. Allora, andiamo a vedere i nuovi gatti trovati. Allora, Alois, che dovrebbe essere il piccione. Joining the fight, ok, è entrato nella merch story, è un mago maledetto per una ragione sconosciuta. Allora, area attack, quindi attacco ad area e fa knockback, quindi... giustamente rimando indietro agli angeli e attacca a Daria. Mandiamolo almeno al 10 per vedere la sua seconda forma. Ok, diventa Lois CC, non mi sembra cambi molto. Andiamo a vedere Citrowill, che è l'altra carta super rara che c'è uscita. Sempre in inglese la descrizione perché di questa merch non è stata fatta appunto la traduzione. Allora, cosa fa? È un gentiluomo dell'oscurità. Lui ringrazia il patto con alcune LAD, non so cosa siano LAD, ok. Può knock beccare e rallentare rossi e scuri. Non è molto certo, ma è leggera, insomma, non è una buona probabilità. Ok, 10 diventa Citrowill CC, quindi prende anche una colorazione bella anche nello sfondo. Però sembra che non abbiano ulteriori effetti, rimangono sempre la stessa tipologia. Andiamo a vedere l'ultra raro. Juvens, l'ultra raro che abbiamo trovato. Ok, a kind knight, un cavaliere. Ok, preoccupato da... forse... un cani, non so che significa, un cani legend, a parte che già l'abbiamo visto. Dalla nascita, va bene. E che cosa dice? Resistente a angeli singolo. Ok, è una sorta di tank. Non so quanto sia potente, lo portiamo al 10 per vedere se gli spunta qualcosa. Non gli spunta niente di nuovo, ma l'evoluzione, che è anche fattibile, ce la potremmo pure fare. Allora, la forma reale ottiene maggiore velocità di difesa e attacco, ma la potenza d'attacco diminuisce. Può schivare attacchi di angelici, quindi è un attaccante molto veloce che può schivare. Ditemi se può essere utile da qualche parte, se mi conviene potenziarlo o solo per bellezza. Va bene, direi che possiamo andare sulla nostra torre infernale a cercare di fare qualche altro stage. Allora ragazzi, vediamo se riusciamo a fare questo 33esimo piano. Ce lo facciamo giustamente al meglio delle nostre possibilità. Mi sono portato il max per forza di cose. Ho studiato un po' la situazione. Ho visto che molte persone che hanno fatto questo stage l'hanno dovuto fare per forza con il max. Quindi penso che sia proprio questione di situazione giusta da portare a termine. Ok, mi shieldiamo. Vai. Dobbiamo cercare di eliminare velocemente quello dark. Per il resto penso che sia tutta una tirata di difesa. Vai così. Ok. Cerchiamo di mantenere stabile la situazione là davanti. Io metterei pure l'octopus e anche di corsa. Forse lo devo mettere pure prima. Quello è un gambe lunghe. Gambe lunghe, sapete bene cosa fa, ondate.
l'ho un attimo knockbackato. Ho dato un attimo il tempo all'Octopus di andare in avanti. Ok. Forse in Dark Meow qua ci sarebbe stato bene. Vai così. Continuiamo in questa maniera molto preponderante, molto cattiva. Continuiamo ad attaccarli a tutto spiano, cercando di non farli avanzare troppo. Allora, abbiamo la Kasli che serve anche per knockbackare quell'ippopotamo e anche per knockbackare il volante. Se ce la facciamo un pochino, l'isola. Qui ci voleva la Dark Kasli perché così riusciamo a fare un knockback migliore sull'Axe Cat. Invece l'ultimate serve esclusivamente per andare a gestire l'isola volante. Bam, piccolo knockback. Stiamo reggendo, abbiamo eliminato zampe lunghe. Quindi forse l'Octopus non servirebbe più, perché l'unica ondata la fa lui. Allora, Kasli, ti prego, colpisce knockback a brava. Vorrei portarmi velocemente il Galaxy. Eccolo, perché Galaxy è l'unica cosa che va a colpire da dietro le linee nemiche l'isola volante. Ok. Allora, vediamo un po'. Ultimate Galaxy ha attaccato, ma non ha fatto knockbackare l'isola stavolta. E adesso sono due gli zombie addirittura. Interesting. Non stiamo messi benissimo, sinceramente. Mi sento sempre un po' troppo pressato. E la Kasli mi sa che è morta. La nostra numero uno di Kasli. Ok, abbiamo eliminato uno degli zombie. Però da là non si stanno a spostare, eh. Piano piano avanzano. Spero di colpirla piano piano l'isola volante e di eliminarla. Magari più Galaxy Cosmo se sopravvivono. Anche se non ci credo molto, perché piano piano vedo spingere dagli avversari. Ok, roba anti-zombie. Bam. Ok. È che non muore manco sto Axe. Secondo me a posto della Kasli ci stava proprio bene un gatto. Un D'Artagnan. Così prendeva Traitless. Anche perché dovrebbe essere Traitless quel gattino. Ok. Mettiamo la Kasli. Non capisco se quel gattisola sta venendo colpito dal nostro Galaxy Cosmo. Non lo comprendo. Ok, per ora reggiamo. Anzi, abbiamo due Cyberpunk adesso. Oh, mi è partita un'ondata contro. No, l'Octopus. Non era attivo l'Octopus, mi sa. Ah, peccato. Questa potrebbe essere persa male perché mi sono dimenticato un Octopus. Vedete che succede? A distrasse? Ok, zampe lunghe è stato eliminato. Ora dobbiamo riuscire a evocare un'altra volta Galaxy Cosmo. Se no l'isola volante ci fregherà sempre. Penso che questi nemici davanti piano piano si dovrebbero ridurre, che comincio a vedere sempre più pressato. Ok. Mi sa che l'isola volante non l'ho mai colpita una volta. Manca poi al lavoro. Ok. Allora, 5000 ce l'abbiamo. Quindi se riesco a eliminare uno di loro, rimetto il Galaxy. Perfetto, è rimasta l'isola volante e lo zombie morto. Però giustamente quella ce pulisce, che è un piacere. Ecco lo zombie che è tornato. Ti tengono abbastanza bloccati, eh. Vai, lo zombie è morto definitivamente. È rimasta solo l'isola. Vediamo un po' di menaglie il più possibile. Un paio di fisherman magari ci danno un po' di mano. Vai così. Pure l'Octopus che fa da tank. Ok, Galaxy dovrebbe knockbackare. Lo stage abbastanza impegnativo, però fattibile. Oserei dire fattibile, con una combo abbastanza liscia. Con quello che c'avevo poi, perché Galaxy Cosmo è che sto a portare il massimo del massimo. E infatti la Kasli non è stata molto utile. D'altronde l'ho scelta io, quindi come poteva andare. Ok, knockbackato e stunnato. Altro knockbackino. Portiamolo il più possibile sotto torre. Eliminato, perfetto. Si tratta solo di arrivare a torre. Siamo stati anche troppo veloci, sinceramente. Yeah. Vai così. Buttiamo giù sta torre e proseguiamo col prossimo piano.
Vediamo fino a dove arriviamo, anche perché mancano 2 giorni, raga, quindi penso non riuscirò a finirla neanche stavolta la torre infernale. Però 2 o 3 passetti in più in avanti li abbiamo fatti. Quindi casomai la prossima volta andiamo avanti da qua. Meteora più 5, comunque brutti premi, eh. 34esimo piano, questo stage è stato dichiarato lo stage easy, più facile della torre, l'importante è avere rich cat. Perché in pratica è un total spam, molto semplice, dobbiamo spammare tutte le unità che possiamo, che hanno ondata, e basta, solo quello. E intanto mantenere tutto fermo col cyberpunk, quindi macio lag a manetta. Perché praticamente questi stickman probabilmente si metteranno sempre davanti all'Ururun. E poi bisogna andare avanti con lo Psycho Cat iper spammato, perché bisogna tenere fermo il Cyclones. Una volta tenuto fermo il Cyclones è tutto in discesa. Ok. Ci sono pure gli angioletti. Nulla di preoccupante. Dobbiamo solo gestire questa avanzata avversaria con tutte le ondate possibili. Ok. Vai, solo gatti ondata a bestia. Vai Psylocke, tienilo rallentato se ce la fai. Ok. E piano piano dovremo buttarli giù. Questa è la combinazione, anche perché le ondate ci permetteranno appunto di tenere gli stickman lontani, lo Psylocke di tenere il ciclone fermo nel frammente tempo che cerchiamo di reggere la situazione. Ok, altro Psylocke. Dobbiamo ricordare di mantenere i Psylocke sul terreno. Ok, le ondate sono importanti, ma gli Psylocke lo sono ancora di più. Ok, piano piano stanno avanzando, questa cosa mi fa paura. Forse devo riuscire a evocare il più velocemente possibile un gatto divino. Il problema è che mi servono dindi per poterlo fare, quindi ipoteticamente siamo un po' strettini. Ok, ondatina. Vai, un bel crittone letale gli è arrivato sul naso. Piccolo knockback al Cyclone, così ci abbiamo un leggero spazio in più. Olè. Vai così. Psylocke di nuovo. E si tengono fermi in questa maniera. Molto, direi tranquillamente, anche se è la parola sbagliata da pronunciare. Ok, un altro Psylocke. Olè. Da là non si muoveranno, penso, più. Vai. Volevo mettere il gatto divino, ma qua la vedo un po' lunga la faccenda. Abbiamo eliminato qualcosa, eh? Quindi magari riusciamo pure a evocarlo. Eccolo che arriva. Anche perché tanto a toccarlo non ci arriva nulla. E piano piano lui dovrebbe beccare. E infatti è quello che sta succedendo. Pezzo alla volta. 34esimo piano, penso ce lo portiamo a casa. Olè. Eccolo knockback e vai. Piano piano, se riusciamo a non eliminarli, andiamo pure a toccare torre. Ok, l'Ururun via danni. L'abbiamo visto. Ok, gatto divino knockback. E si va dritto. Vai Psylocke. Sì, Psylocke l'ho chiamato, psicogatto. Ok. Bello Slime Cat. Boomerang, perché ricordate che c'ha raggio lungo e maledice, quindi leva qualsiasi effetto in più che possono avere i nostri nemici. Ok. Lei è importante perché ha il raggio molto lungo che attacca casalinga e delle volte fa il colpo letale. Guardate come cerca di pushare quel Cyclone, invece non gli riesce in modo concreto. Ecco, più che altro il mio gatto divino spero che ogni tanto riesca ad attaccare, perché il Cyclone lo sta tenendo un po' fermo. Ok. Vediamo un po'. Per ora tutto nella norma. E vai, tira un attacco, gatto divino. Oh, ce l'ha fatta. Riuscito a knockbackarlo. Ecco, questi stage è più che altro l'unica problematica, è che sono veramente lunghi. Sono veramente lunghi e longevi. Però piano piano, ormai una è morta. Non ero l'uno è morta. Quindi è rimasto solo la, non mi ricordo mai come si chiama il Cyclone divino. Poi non è divino, ma è alieno. Eliminato addirittura dal gatto casalinga. Ho visto il colpo letale del gatto casalinga partire. Quindi anche 34esimo piano portata a casa, dai. Mi sto rifacendo da ieri che non ho fatto il video, ragazzi. Ok. Dai, buttiamo giù. Torre ormai meno della metà. Nemici non c'è sta più niente che ci può fermare.
Speriamo ci danno un premio discreto al 34esimo piano. Fino a mo, meteore. Okay. 17.800, occhio super raro. Beh, non mi posso neanche lamentare. 35esimo piano, ragazzi. Vediamo un po' di portarcelo a casa in qualche maniera. Allora, diciamo che uno dei gatti più importanti di questo stage per assurdo è il Giagando. Questa è una combo, ripeto, inventata da me totalmente, seguendo soltanto i gatti che ci sono all'interno dello stage. Quindi non ho effettivamente studiato le altre combo. Quindi non è detto che funzioni, anzi è molto più probabile che non funzioni. E però l'unica cosa che ho letto importante è che Giagando, se fosse stato potenziato, sarebbe veramente la mossa giusta per questo stage. Ok, prendiamo dei CC. Ma c'ho lag, l'ho messo io perché ho pensato ai delfini, che sono problematici da un punto di vista, ma sono anche gestibili, tra virgolette, con la distanza. Mo provo a mettere pure il Dark Meow, però c'ho paura che venga colpito dal surge del Peng. Diciamo che è la cosa che mi preoccupa. Ok, ho messo anche Kanomon risvegliato perché è traitless, è molto resistente. Quindi anche se si prende magari qualche surge dal lago, non penso sia troppo impegnativa la cosa. Vediamo. Dark Meow deve fare invece i danni. Deve eliminare unità per forza di cose. Vai così. Bravo Dark Meow, tra un po' morirà per il surge. No? Pensavo morisse per il surge prima. E invece fa un'ottima pulizia. Grazie Dark Meow, ti vogliamo bene. Ok, Kanemon intanto tanka. In pratica sarebbe questa la mia disposizione attuale. Devo stare attento solo al surge di quel pinguino del lago maledetto. Per il resto, ipoteticamente parlando, dovremmo portarcela a casa con un passo alla volta. Ecco qua che arriva il surge. Dark Meow è stato colpito, non è stato eliminato. L'importante è quello, terei per dire. Non è uno stage difficile, ragazzi. Avete unità adatte a traitless senza tratti. Avete visto il devasto del Dark Meow? Qua proprio i delfini se li mangia a colazione. Peccato che mo Dark Meow tra poco muore. No, forse riusciamo a portarcelo fino a fine partita. Non vorrei dire. Vedo che siamo arrivati sotto torre avversaria. Cioè, tra un po' è più facile dell'altro stage per me questo. Ah, è morto Dark Meow. Beh. Però abbiamo il tank di nuovo, Vediamo un po'. Mari ci regge un po' dei colpi. Ha eliminato addirittura due delfini. E mo Dark Meow tanto torna. Ok, sono beccati slowati dal cyberpunk. E ora Dark Meow arriva dai colpi finali. Olè. E si porta a casa, penso, pure questo stage. Siamo al 35. Niente male. L'altra volta non c'eravamo arrivati minimamente al 35. Eravamo al 32. C'eravamo pure bloccati. Ok. Vai che adesso c'è il Dark Meow. Un po' di pulizia la facciamo. Surge in faccia preciso al Dark Meow doppio. Infatti c'ha la spada del potenziamento, quindi ha preso seri danni. Potrebbe già rimorire. Non mi vogliono far avvicinare alla torre. Vabbè, si è capito. Ok. Dai che ormai ci siamo. Ce ne stanno addirittura due adesso. Ok. Con occhi beccati un pochino, sperando che il surge fosse più lontano. Dark Meow ha resistito per questo turno, però adesso prenderà altre botte. 100-100. Ok, i delfini stanno uscendo. Ecco che muore Dark Meow. No, è vivo il Dark Meow. What? Non è stato preso dal surge? Niente male. E anche questo 35esimo piano ce lo portiamo a casa. Con un po' di impegno, ma niente di eccezionale. Ok. Vediamo un po' se c'è da qualche premio buono questo 35esimo piano. Vai così. Cosa ci regali? Un Vita Meow C più 3. E va bene ragazzi, abbiamo fatto qualche passetto in più. Siamo andati avanti appunto con la Torre Infernale fino al 35. Abbiamo aperto il Merch Store e trovato l'Uber garantita, che non so se è buona o meno, ditemelo qua sotto nei commenti. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Hashtag TheBattleCats qua sotto, non metti per ricevere un cuoricino. E passate dal Telegram BattleCats Italia, trovate in descrizione. Mi raccomando.